my life. I just want to say one thing. Yo, Adrian! I did it! Direttamente dall'Expo di Milano, in diretta con noi Marco Misseri. Buonasera Marco. Buonasera ragazzi, buonasera. In questo momento Marco sta sul palco proprio del Padiglione Italia, davanti a una platea di 5.000 persone, a parlare con noi. Vero Marco? Dibbi sì? Non sto al Padiglione d'Italia perché ancora è un leggermente incompleto. Sto festeggiando animosamente con i miei amici del Padiglione a fianco a mio, del Turkmenistan. Voglio continuare questi giorni di festa, che ieri è anche venuto il loro presidente. È stato veramente un'emozione che voi non potete capire, proprio bloccare un intero Expo per far passare il presidente del Turkmenistan, veramente fantastico. Sono brividi forti. Spero che tu sia riuscito a strappargli qualche battuta sulla Lazio. No, ovvio, lui è un grandissimo tifoso della Lazio. Quando gioca la Lazio l'intero paese viene adibito a festa, strade bloccate, tutti davanti ai baretti. Cioè, guarda, proprio quando hanno saputo che ero un tifoso della Lazio, veramente mi hanno accolto a braccia aperte. Infatti per questo ora mi hanno messo sul palco bene. Allora ritorniamo a cose più terrene. La partita di ieri, una brutta prestazione, la più brutta Lazio da qualche mese a questa parte. Secondo te che cos'è che non ha funzionato ieri? Non dire i gol che non vale. No, guarda, io purtroppo per motivi lavorativi sono riuscito soltanto a seguire la partita tramite highlights, però è normale che comunque la situazione della Lazio non la perdo di vista, e comunque la osservo sempre in prima persona. Rimango della mia idea che comunque sì, è una battuta d'arresto fortissima, però per l'obiettivo che nessuno si sarebbe immaginato a fine stagione, secondo me bastano vincere due partite. Ora non chiedetemi quale, però già se si fosse vinto ieri già si stava un passo avanti, visto poi il risultato in serata del Napoli, che era pressoché scontato. Però comunque
sai, è vero, magari Lazio avrà sfornato una delle prestazioni più brutte, magari ci può essere stato comunque un calo di tensione, un calo di concentrazione, magari avremmo pensato di trovare un avversario che non ci mettesse così in difficoltà. Però pesano le tante assenze, pesano, e pesa postare una regia senza Biglia, pesa comunque che da quando non c'è De Vrij comunque la difesa è molto più perforata rispetto a prima. E poi permettetemi di dire, io lunga vita a Miroslav Klose, sono sempre stato innamorato di questo giocatore, però ho sempre pensato che comunque un reparto offensivo non si può soltanto soffermare e concentrare su un unico elemento, serve secondo me un giocatore da affiancarlo, e che non fosse Perea, e neanche a questo punto vi dico Djordjevic. Quindi secondo me già soffrire ieri all'assenza di ieri con un altro centravanti, magari poi alla fine riuscivi a fangarla lo stesso e magari portare lo stesso a casa i tre punti. Sì, la notizia positiva, una delle cose positive di ieri, insomma, è il ritorno di Djordjevic in campo, che comunque dopo il bruttissimo infortunio di gennaio ha avuto un impatto secondo me positivo, diciamo un'arma in più per le prossime partite, appunto le prossime 5 partite che rimangono della Lazio. Sì, speriamo di ritrovare il Djordjevic di inizio stagione soprattutto, e non il giocatore dell'ultimo periodo, che comunque nonostante dasse tutto l'impegno possibile e immaginabile, palesava comunque dei limiti che comunque si erano raffiorati nell'ultimo periodo. Però ripeto, arriva il momento più difficile della stagione, però io sono sicuro che la Lazio, se riuscisse, ripeto, a fare questi benedetti 6 punti, secondo me, non dico al secondo posto, ma certo ce l'ha in tasca. Marco, io volevo sapere una cosa. Buonasera Rick, ben buonasera, tornato, buonasera Marco, buonasera. Grazie, ma è una registrazione. Ah, ok. Adesso ritornerò. Bene, bene. Marco. No, ci sono, sto in sala. Infatti la faremo una trasmissione tutti e cinque insieme prima o poi. Dai, adesso con l'estate ci divertiremo. No, Marco, una domanda. Che ne pensi te della secondogenita di William e Kate? Perché c'è stato tutto questo clamore in Inghilterra e volevo sapere che cosa ne pensavi. In tutta franchezza, certo. Non puoi rispondere. No, ti ho detto questo perché prima Gianfranco ci ha dato una notizia molto molto bella, che tra poco mi aggancio all'Inghilterra, uscirà un film su Paul Gascon. Io non lo sapevo, ci ha dato questa notizia Gianfranco. Beh, calcola, io me lo, non ti dico la sincera verità, me lo sarei aspettato prima o poi, che comunque un personaggio come Paul Gascoigne meritasse comunque un po' di un briciolo di riconoscenza, di un momento tutto suo. Vedi, l'Inghilterra secondo me i suoi campioni, i suoi giocatori leggendari, anche quelli in difficoltà li è sempre poi abbandonati fini a se stessi. Basti vedere George Best, soltanto dopo poi hanno capito quanto può essere difficile la vita di un calciatore abituato a certi tenori di vita. Abbiamo sempre detto, ogni tanto quando ci arrivavano le informazioni su Paul Gascoigne, di come veniva ritrovato magari in una serata o fuori un bar, a noi veramente, cioè, ci gelava il sangue, come se lui fosse ancora un tesserato da Lazio, perché come gli ha voluto bene il popolo della Lazio, penso non gliel'abbia mai voluto. E quindi secondo me capiscono che magari in certe situazioni bisogna anche stare vicino a questi personaggi per aiutarli ad avere almeno un po' più di serenità e magari dargli il giusto contributo, perché per quanto la vita di Paul Gascoigne sia stata ricca di momenti infernali, particolari, il divorzio con la moglie, l'alcol e tutte queste cose, ha avuto secondo me in certe fasi della sua carriera, secondo me è stato il giocatore più forte che io abbia mai visto dopo Maradona. Io mi ricordo le cose che faceva lui con quei 15-20 kg in più,
non l'ho mai più riviste fare a nessuno. Cioè, il gol col Pescara, il gol con l'Inghilterra contro la Scozia, e la partita contro il Torino, la partita contro la Juve. Cioè, è stato un giocatore che, secondo me, se avesse avuto maggior fortuna e magari una società più pronta, perché in quel momento la Lazio era, diciamo, proiettata verso il futuro, ma se fosse stata comunque già una Lazio come quella che poi si è costruita agli anni a venire, secondo me Paul Gascoigne sarebbe stato certamente un giocatore di tutt'altro livello e di livello ancora più assoluto. Detto questo, ecco, chiusa la parentesi Paul Gascoigne, Marco, la Lazio ha fatto un campionato strepitoso, come prima ho detto anche a Mauro Merrini, abbiamo fatto questa considerazione, perciò tutto quello che verrà da qua in futuro sarà tutto di guadagnato, perché comunque ambire alla Champions in questa fase della stagione nessuno l'aveva predestinato. Detto questo, Marco, il derby deciderà un po' la stagione, no? Perché comunque sarà la partita decisiva, ma tu speri di arrivare al secondo posto, cioè ambisci al secondo posto, oppure diciamo temi di arrivare quarto, perché comunque il Napoli quarto... ci sta a 4 punti con lo scontro diretto. Sì, ma vedi perché dico che secondo me il traguardo è molto più vicino di quello che possa sembrare, perché comunque sì, è vero quello che stai dicendo, Riccardo, però ti basterebbe addirittura fare 3 punti con Napoli, lo ributti a 7 e vincere poi una partita tra Samp e Inter e derby e già vi sono fatti, perché Napoli va a 7 punti, non può riprenderti più. Quindi il derby secondo me è una partita che fortunatamente, come forse all'andata, devono sentire la pressione più loro che noi. Loro comunque la stanno, come si dice a Roma, buttando un po' in caciara, perché quando un allenatore in una conferenza stampa dopo uno scontro diretto si permette di dire vinceremo lo scudetto, poi non si può venire a dire che l'obiettivo comunque era di rimanere in Champions. La loro stagione è fallita clamorosamente, e magari si vogliono appellare a questa ultima partita, al derby, vincerlo per salvare una stagione. Io spero soltanto che tutte le dinamiche che hanno accompagnato questa seconda parte di stagione si ripresentino quel giorno, perché comunque i problemi della Roma, al di là di queste due partite, secondo me persistono tuttora, e secondo me adesso è normale, due partite che sappiamo tutti, il Genoa non ha mai fatto la partita della vita a Roma contro la Roma, il Sassuolo è salvo ormai già da tempo, quindi questi 6 punti erano diciamo già previsti, e il problema adesso è, secondo me, la domenica forse più importante di tutta la stagione è questa che sta avvenendo. Se il Milan riesce a tirar fuori un briciolo di orgoglio e a sfornare una prestazione come si deve, magari riesce a bloccare la Roma e tu già magari sfornendo una prestazione di tuo livello, perché ormai io rimango dell'idea che non bisogna nascondersi. La Lazio, per carità, era partita con altri obiettivi, ma adesso deve arrivare in Champions League, secondo me, se no comunque sì, è mancato un obiettivo. A onor del vero bisogna essere anche un po' corretti da questo punto di vista, visto che in passato abbiamo anche criticato Reglia per essere andato vicino all'obiettivo e non averlo poi raggiunto. Anche mister Pioli, se non dovesse arrivare in Champions, secondo me ha fallito una grossissima possibilità. Però io rimango fiducioso, sono contento del risultato ieri dell'Inter, che secondo me ormai verranno comunque a Roma con tutt'altra testa, e bisogna fare queste due vittorie. Proprio alla luce di questo che abbiamo detto, Marco, quindi proprio per il secondo posto, secondo te chi è favorito appunto tra Lazio, Roma e Napoli? Beh, ha fatto una